Siamo riusciti ad ottenere questo workshop sulle opportunità occupazionali e sociale, che è la prima volta che viene fatto nell'ambito del Career Day dell'Università di Cassino, grazie all'impegno del coordinatore del corso, che è qui presente, il professor Giovanni De Vita, e a una squadra di persone che ha lottato perché in questo Career Day non si parlasse solo non avesse solo una declinazione di tipo aziendalista o ingegneristico, ma avesse anche, come dire, un'attenzione, un occhio e un riguardo a quelle che sono appunto le nostre future professioni, quello che noi andremo a fare. Quindi siamo riusciti come dipartimento ad avere un workshop sulle opportunità in campo educativo e uno sulle opportunità in campo sociale. E devo dire che mi aspettavo più persone, questo lo devo dire in premessa, perché dagli studenti vengono spesso portate avanti emozioni, domande e richieste, dubbi e incertezze rispetto al loro futuro occupazionale, e, però, come si dice in questi casi, pochi ma buoni, e cerchiamo di dirci quello che dobbiamo dirci. L'idea, abbiamo invitato una serie di persone che sono esperte in questo settore. Abbiamo, oltre al collega appunto professor De Vita e alla collega Alessandra Sannella, che ci sta per raggiungere, abbiamo anche l'onore di avere Simona Di Mandro, che è la presidente della presidentessa della cooperativa I Naviganti, che forse conoscete, che è peraltro una nostra ex laureata. Tra poco ci raggiunge il dirigente dell'area sociale del comune di Formia, che è il dottor Maurizio Ottaviani, che è anche presidente di ANIPES, il consorzio dei servizi sociali del distretto C, che probabilmente conoscete, e poi ci ha fatto anche il grande piacere di raggiungerci la dottoressa Ida Meglio, che è uno dei diamanti di queste manifestazioni. Infatti verrà sfruttata in svariati workshop, meeting e incontri, perché ha fondato una startup, poi ci dirà che cos'è la startup, che si chiama Social Lending, e quindi ha anche una declinazione di tipo sociale. Prima di dare la parola al coordinatore del corso di laurea, al professor De Vita, volevo dirvi da cosa è nata la volontà di fare questo workshop oggi, cioè da quale esigenza è nata. È nata l'esigenza di parlare con gli studenti o con gli ex studenti o con quelli che si approssimano a diventare appunto nostri laureati, del fatto che nel campo sociale si stanno, muovendo, e c'è una dinamicità di condizioni, di fattori, di possibilità che fino a pochi anni fa non c'erano. Quindi la nostra idea era quella di evitare di parlare, come al solito, attendere concorsi pubblici e quello che a Napoli si chiama o post fiss, no? Cioè cercare di aspettare che qualcosa ci cali dall'alto, ma provare noi, come ha fatto anche Ida qui presente, provare noi ad attivarci con delle idee, con la nostra creatività, cercando di strutturare, di fare, come dicono gli economisti, fare matching, cioè di mettere insieme delle nostre idee più creative con delle reali opportunità occupazionali che ci sono sul territorio o anche oltre il nostro territorio. Molti miei studenti e molti ex studenti di Giovanni De Vita sono andati a lavorare fuori. Abbiamo ex studenti che sono, qualcuno è rimasto qua, è presidente di cooperativa meritoriamente, qualcun altro è presidente di cooperativa a Bologna, a Modena, in Emilia Romagna, in Lombardia, e quindi, come dire, molto spesso ci capita, io vi farei leggere anche un messaggio che mi è arrivato da una mia ex studentessa una settimana fa, ma come dire, è un po' autoreferenziale, quindi non voglio fare l'autoreferenziale, però questa ci dice essenzialmente che Cassino non ha niente da invidiare alle altre università. E io che un pochino giro, come qualcuno di voi sa, lo posso confermare. Oggi a pagina 23 di Repubblica, se vi è capitato di leggere Repubblica, se non vi è capitato andatelo a pescare, cioè, ci sono due articoli a pagina 23. Un articolo parla di una scienziata italiana
che ora è una delle 10 scienziate più brave del mondo, lavora ad Harvard, negli Stati Uniti. Questa scienziata italiana, presa dallo sconforto, aveva provato una serie di concorsi a Sapienza, tra cui il concorso da bidello, da custode. Per fortuna non è entrata a fare il custode, perché altrimenti ci saremmo trovati un custode in più e una scienziata in meno. Quindi ce l'ha fatta con la sua abnegazione a realizzare il sogno che aveva. Il secondo esempio è quello di un ragazzo napoletano che sta sempre su Repubblica Oggi, che ha aperto una startup che si occupa di co-working, cioè di creare ambienti di co-lavoro a Milano. E lui era visto, racconta, che veniva considerato uno un po' così, un po' sognatore, un po' creativo, senza, come dire, senza un reale spirito manageriale, e invece anche lui ce l'ha fatta. Certo, aveva un capitale da investire e ce l'ha potuta fare grazie alle sue idee creative. Quindi questi sono esempi virtuosi, ripeto, se vi capita di prendere Repubblica Oggi ci sono questi articoli in evidenza, sono esempi virtuosi di come appunto l'empowerment che vedo alcune studentesse di servizio sociale ci insegna, vi abbiamo detto che ci deve essere fra operatore e utente per, come dire, innescare un circuito di responsabilità nell'utente, deve riguardare anche voi, cioè voi stessi vi dovete muovere in empowerment in questo momento di grande crisi globale per cercare di attivare nuove possibilità. I casi virtuosi che vi ho detto, che vi presenteremo oggi, ci ha raggiunto anche il dottor Ottaviani, che è dirigente proprio dell'area sociale del comune di Formia, e quindi ci potrà dare un altro spaccato di questa realtà, sono indicativi degli obiettivi che ci siamo voluti porre. Mi fermo qui, vorrei dare la parola a Giovanni De Vita prima di tutto, e mi piacerebbe se alla fine qualcuno facesse domande agli ospiti, a noi, a chiunque, anche per rendere la giornata più interattiva possibile. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Siamo qui perché il professor Esposito è il referente del dipartimento e quindi anche del corso di laurea nell'ambito del job placement, e quindi è lui che ha organizzato, che ha coordinato, che ha insistito perché oggi fossimo l'occasione è un'occasione importante. Io sul piano istituzionale devo dirvi due cose velocissime, in modo da lasciare spazio ai discorsi che vengono dopo. Noi quest'anno sul piano degli ordinamenti abbiamo chiesto la revisione dell'LM, della laurea magistrale, essenzialmente per ridefinire gli sbocchi occupazionali. Il resto è rimasto tutto invariato, adesso non vi assillo sui passaggi burocratici, amministrativi, sono tutte queste cose che sembrano noiose. In realtà abbiamo insistito perché i laureati di servizio sociale, della laurea magistrale di servizio sociale di Cassino, conservassero un ventaglio molto ampio di opportunità, perché come diceva Maurizio, insomma, abbiamo riscontri incredibili, abbiamo nostri laureati che coordinano i servizi all'interno di consorzi comunali e che quindi continuano a ringraziare le opportunità avute frequentando l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che forse non tutti sanno: esiste un coordinamento dei coordinatori presidenti dei corsi di laurea in servizio sociale, al quale naturalmente io partecipo. Ci vediamo ogni 3 o 4 mesi, 3-4 volte l'anno. Il 24, quindi la prossima settimana, c'è il nuovo appuntamento a Milano Bicocca. La discussione è sugli sbocchi occupazionali. Abbiamo un documento su cui dobbiamo riflettere, e in pratica la spina dorsale di questo documento è che cambia la società, cambiano i modelli sociali e culturali ed economici, cambia necessariamente la professionalità dell'assistente sociale, e in considerazione del fatto che ormai sembra acquisito
lo diceva tra le righe anche Maurizio Esposito. Non è più possibile immaginare la collocazione all'interno di una pubblica amministrazione come posto fisso, perché certi servizi sono ormai stabilmente allocati fuori. Per esempio, tutti i rapporti con il terzo settore all'interno delle amministrazioni comunali, provinciali, eccetera, eccetera, sono tutti affidati a cooperative esterne, le quali svolgono i servizi e si affidano naturalmente ai vari professionisti, tra questi gli assistenti sociali. Quindi è fondamentale per noi, che non facciamo gli economisti, ma facciamo, tra virgolette, i formatori, dare ai nostri studenti laureati le capacità, oggi si dice le competenze, per muoversi con consapevolezza all'interno di una realtà sociale, economica, politica, culturale che cambia secondo ritmi che non possono essere seguiti in maniera cronologica, devono essere in qualche modo o in vari modi addirittura anticipati. Quindi l'impegno nostro dei docenti dei corsi di laurea non è di dire, faccio un esempio assurdo, siccome fra un po' si parlerà l'indiano, il pakistano, dobbiamo fare il corso di indiano di pakistano. No, noi dobbiamo dare ai nostri studenti e quindi ai nostri laureati gli strumenti per seguire queste trasformazioni in un percorso di aggiornamento continuo che ormai è previsto da tutte le professioni. Io mi fermo qui così non rubo tempo alla discussione. Grazie. Sulle spalle dei giganti, aver sentito insomma i miei esimi colleghi, ho poco da dire di importante. Ovviamente oltre a ringraziarvi per la vostra presenza e sicuramente la voce di Susanella è corale, anche che poi io sono assolutamente anche molto stanca di sentire la voce che viene perpetrata, non si trova lavoro, non c'è spazio per noi. Più che altro questa demotivazione trova pochi reali collocazioni nel mondo del nostro terzo settore, dell'assistenza sociale, ma anche quello che può essere visto come un'innovazione in termini di cambiamento sociale. Le società sono sempre cambiate per nostra fortuna. Quindi le cose vanno avanti, le nostre gruppe ce lo manifestano e noi, eppure siamo anche più belli per quanto riguarda. Quindi perché non pensare che questi cambiamenti possano essere un'ottima prospettiva, occasione in termini generali per poter cambiare le cose, le nostre cose. Quindi vuol dire anche guardare al mondo del lavoro come un potenziale cambiamento che parte da noi, non che cambi noi. Vuol dire anche che l'idea che l'università sia un ufficio riconosciuto è sbagliata, ma sicuramente l'università rappresenta un'occasione per pensare diversamente dove collocarci nel mondo del lavoro e quindi avere una prospettiva più. Questo ci è offerto dalle Regione Lazio, che è vicina a noi, ma anche dalle organizzazioni internazionali, l'Unione Europea sta cercando nuovi stagiari al Parlamento Europeo, perché mandare, soprattutto se conosciamo il brasiliano, ad esempio, che è una lingua meno nota, oppure conosciamo appunto il portoghese che è un po' diverso, oppure conosciamo una lingua un po' speciale, purtroppo il sociale non è tra le lingue preferite, però anche quella può essere una risorsa, perché in qualche modo la nostra appartenenza culturale può rappresentare una osservazione del mondo privilegiato, quindi rivolta a inserire la privilegiazione, ma anche le piccole, medici senza frontiere, cerca assistenti sociali, il nuovo settore parla sempre di servizio sociale perché ci sta più vicino, però insomma questo è un'esperienza altre discipline. Quindi la risposta che probabilmente deve venire da voi è una richiesta importante, la digitalizzazione, l'assistenza sociale via web, perché non inventarci anche una realtà che sia vicina ai nostri giovani, no? Quindi una proposta da fare a un terzo settore che funziona benissimo, per esempio, è anche essere un'interfaccia di interazione che passa attraverso la digitalizzazione, che non è solo web, ma è utilizzare le nuove risorse a disposizione per poterci decisamente
tipo di nuovi bisogni di salute, sanitari e sociali. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'ennesimo invito, dove so che devo spiegare a tanti di voi cos'è il terzo settore. Allora, anch'io sono stata una studentessa tanti anni fa, nel 2002 mi sono laureata la prima volta in antropologia, poi la seconda volta la specialistica, poi la terza in sociologia, quindi ne ho presi tutti e due. Perciò io ci davo, però valizzata. Io già venivo da fuori, quindi per me non era proprio pensabile dover andare fuori a cercare lavoro. E ho sfruttato, devo dire la verità, questo io lo dico sempre, tanti corsi che mentre seguivo studiando c'erano dei corsi che anche l'università offriva, tanto volontariato, li ho seguiti tutti. Ad un certo punto, dopo la laurea, dovevo capire che cosa fare. Eravamo un gruppo, all'epoca c'era il numero chiuso, quindi eravamo un gruppo di una trentina di persone e molti si sono buttati sui concorsi pubblici perché può piacere questa cosa. Solo che poi ti rendi conto che negli anni i concorsi pubblici finiscono, che il pubblico è saturo e che quindi invece di stare a lamentarsi su che cosa fare o non fare, adesso una laurea, però io lo leggo molto sui blog, sono un assistente sociale ma faccio tutt'altro, no, bisognava rimboccarsi le maniche e inventarsi qualcosa. Ho iniziato con un'associazione piccolina, poi ho capito che quello che volevo fare era aprire una casa famiglia per minori. Comincio a studiare tutta la legislazione sulle case famiglia e mi rendo conto che non potevo rimanere un'associazione perché l'associazione comporta che non entrano utili, pertanto devi reinvestire, insomma era molto semplice. Decido allora di buttarmi sulla cooperazione sociale, regolamentata da una legge della 381 del 91 che ti equipara un'azienda, quindi a tutti gli effetti stavo per avere un'azienda. Coinvolgo altri ex studenti e c'era il problema economico, quello che vi troverete da vedere tutti quanti, cioè il problema economico, che abbiamo formato una cooperativa, ora cosa si fa? Partecipiamo ai primi bandi che escono in regione, ma mai con l'aspettativa certa che avremmo preso i soldi, perché non funziona così, devi fare un buon progetto, deve piacere, devi avere risorse e comunque gli investimenti iniziali ci sono. Abbiamo deciso allora di aprire un conto in banca e di chiedere un prestito personale su ogni socio. Così abbiamo aperto la prima casa famiglia. Aprendo la prima casa famiglia ci siamo poi relazionati con gli enti, perché il terzo settore deve assolutamente relazionarsi con gli enti, è anche un presupposto della 38, che stessa cosa devono fare gli enti. Pertanto ci siamo presentati, dopo aver investito anche noi sulle brochure, sulla nostra presentazione della casa famiglia, ma il rapporto sull'affidamento particolare di minori è molto fiduciario, quindi abbiamo aspettato anche 3-4 mesi, siamo stati soli, senza uno stipendio, con la struttura vuota, finché sono cominciate ad arrivare le prime richieste. Tenete presente che le case famiglia possono avere un massimo di 8 minori, quindi non parliamo di strutture così grandi, quindi non era poi nemmeno tanto difficile riempirla. Ci presentiamo al tribunale per minori, riusciamo comunque a riempire la prima. Lavoriamo, eravamo 4-5 persone con stipendi bassi, perché naturalmente è diverso dal pubblico, senza ferie, senza tredicesimi, e questo per i primi 6-7 anni. Finché ad un certo punto si pone un altro problema. Intanto io volevo aiutare il più possibile altre persone che secondo me erano valide, che uscivano ma che non riuscivano davvero a trovare lavoro, perché o non uscivano, ci sono stati almeno 10 anni che non sono usciti con corsi pubblici, quindi veramente sarebbero dovute andare al nord, o che comunque io ritenevo valide. Decidiamo pertanto di aprirne una seconda. Non abbiamo aspettato l'inizio del finanziamento, cioè nel frattempo abbiamo vinto anche dei bandi e facevamo dei progettini in giro per carcere o altre cose. Abbiamo fatto un ennesimo prestito, stiamo ancora finendo di pagare, abbiamo aperto la seconda struttura, e però questo mi ha permesso di dare lavoro almeno a 15 persone, a 15 operatori, tra questi assistenti sociali, educatori, operatori generici, sempre in una maniera un po' più familiare rispetto a quella tecnica. Poi però ti rendi conto che non ti puoi fermare, un po' perché c'è l'ambizione, un po' perché dici, va bene, ma la cooperazione può fare tanto altro. Dici, allora cosa fa? Ma cominciamo a capire una cosa, la cooperazione non può più poggiarsi sul pubblico, perché il pubblico non ha più soldi.
Allora, noi dobbiamo trovare qualcosa che ci permetta di sopravvivere, creare una seconda economia, un'economia solidale che permetta alla mia cooperativa e alle altre cooperative di interagire, creare posti di lavoro e magari creare qualcosa di solido per gli utenti. Non sapendo, insomma, avendo studiato, però avendo tante idee, decido io in particolare di provare ad aprire un ristorante. Voi direte, ma perché un ristorante? Che ha a che fare con la cooperativa? Perché io dovevo pensare a inserire i ragazzi della casa famiglia, che per tanti anni hanno vissuto da noi e che per una serie di problematiche loro, tra questi molti avevano un ritardo mentale, nessuna azienda avrebbe assunto, nonostante ci fossero degli incentivi, ma comunque non li assumevano. Decidiamo di farli studiare, facciamo studiare all'alberghiero, ad un certo punto apriamo questo ristorante e li inseriamo a lavorare. Parliamo naturalmente che sono ragazzi che sono affiancati, quindi da chef, loro ti fanno i piatti, l'aiuto cuoco, quindi hanno comunque bisogno di un supporto continuo. Però non mi bastava solo questo, perché così avevo dato da lavorare a due dei miei. C'erano troppe persone che avevano bisogno di questa seconda economia. Decido di mettermi in rete con altre cooperative della Regione Lazio e della Regione Campania, in particolare cooperative che si occupano di beni confiscati. E quindi prendiamo anche il settore dei beni confiscati. Che succede sui beni confiscati alla Camorra? Spesso danno dei terreni che vengono coltivati da utenti. In particolare questa cooperativa con la quale collaboro fa coltivare terreni a degli utenti, agli ex degenti manicomiali dell'OPG di Aversa, quelli che avrete sicuramente visto su Rai 3, dove insomma venivano trattati come delle bestie. Però sono bravissimi, sono fantastici, loro fanno lo scalaggio dei medicinali, ma quei prodotti poi, chi se li compra? Allora ho detto facciamo così, li usiamo noi al ristorante, li mettiamo in rete e poi facciamo sì che praticamente questi, i soldi di questi proventi vengono dati agli utenti come stipendio, oltre a darli da casa. Non pensavo avesse questo successo il ristorante, si è interessata di noi la rivista Millionaire, da quel momento siamo esplosi e stiamo prevedendo di aprire il primo franchising sociale che permetta a ragazzi di una comunità di tossicodipendenti, ex dirigenti manicomiali, ragazzi di case famiglia di lavorare, di avere un loro stipendio affiancati, ma allo stesso tempo di utilizzare questi prodotti realizzati su beni confiscati alla Camorra in maniera, uno, da colpire la Camorra, perché dove crei l'economia li colpisci, e due, per far sì che queste persone possano diventare attualmente degli attori della società e quindi essere reintegrati seriamente nella nostra vita. Questo è uno, ma sicuramente non ci fermeremo qui dei progetti, perché il bello della cooperativa è che la cooperativa è uno strumento che ogni socio ha a disposizione per entrare durante l'assemblea e dire ma io ho questa idea, questo è il business plan, capiamo tutti insieme a chi chiedere soldi e come trovarli. Però vi ribadisco, non credete solo esclusivamente nel pubblico, perché non ce n'è più. Non ce n'è più anche perché tante cooperative ne hanno approfittato. Quindi quando voi, immagino, ogni volta tante persone mi chiedono ma perché non facciamo una cooperativa di immigrati così diventiamo tutti ricchi? Beh è vero, ci sono cooperative che si sono interessate di immigrati. Basta accoglierli, non dargli assistenza sanitaria, niente alfabetizzazione, niente coffee and money, sei diventato ricco, sei ricchissimo come presidente di cooperativa, ma non hai fatto niente per loro, non li hai inseriti e quindi tutto il trascorso loro tragico non è servito a nulla. Nel momento in cui decidete di fare una qualunque tipo di cooperativa, dovete pensare qual è il fine per i vostri utenti. Per voi è un lavoro, ma qual è il fine per i vostri utenti? Perché questa è la cosa principale, la forza della cooperativa non siamo noi che l'abbiamo creata, sono loro che ci permettono di progettare su di loro e di vederci. Che ha detto una cosa bellissima, persone che fanno parte della nostra vita, ho questa passione del venire e mi auguro solo. Allora, una battuta, Simona Di Mambro viene sistematicamente a questi incontri, siccome lei è una che non si accontenta mai, visto, l'anno scorso è venuta da sola e quest'anno è venuta in due, in compagnia, e quindi è una cosa gioiente. Poi volevo dire questo, la questione degli immigrati,
è una questione delicatissima. Ci sono quelli che sono stati rinviati a giudizio, è un problema loro, ma ci stanno anche altri che lavorano con estrema coerenza e correttezza. Io volevo fare l'esempio della cooperativa etica di Cassino, il cui presidente, Salvatore Langiocco, nostro laureato, è uno dei del periodo, e Salvatore aveva vinto il concorso da assistente sociale al comune di Roma, stava in municipio, dopodiché si è licenziato per far nascere questa cooperativa. La cooperativa lavora con i migranti, nello SPRAR, con i minori, non la faccio troppo lunga, finisco immediatamente. Attualmente presso la cooperativa etica lavorano a tempo indeterminato 55 cooperative, persone, assistenti sociali, educatori, operatori, cuochi, eccetera. Quindi la questione, come diceva Simona, è avere la capacità non solo di mettersi in discussione, ma di guardarsi intorno per capire qual è la strada da seguire. Dare la parola a Maurizio Tagliani, al dottor Tagliani, che penso molti di voi conoscono già, che ho presentato come dirigente dell'area sociale del comune di Formia, ma che anche il presidente Aibes e che io, non so se lo posso dire, per arrabbiare, ho conosciuto come sorta di assessore ombra per politiche sociali della Liguria. Praticamente, se voi volete sapere quali sono le politiche sociali, la programmazione politica sociale del Lazio da una decina d'anni a questa parte, ecco la persona che ne sa più di anche di sbagliati altri. No, una presentazione del genere non possiamo. Buona subito che sono a voi, professore Esposito. Allora, io vorrei spaziare un po' sul mondo che avevamo messo un po' da parte, cioè sulla parte pubblica, per darvi un po' di informazioni che possono essere di più che utili. Allora, io partirei da ZIA, che è è una delle azioni di protezione sociale che il Ministero ha messo in atto dall'anno scorso. Non è quello di cui si parla in questi giorni, ma è già partito dall'ultimo anno, in alcuni comuni grandi è partito qualche anno fa come sperimentazione. Ma io in questo leggo soltanto una frase che a me serve per darvi un minimo di insegnamento. Il SIA prevede che ogni distretto abbia un rapporto di un assistente sociale pubblico ogni 10.000 abitanti. Mi sembrerà una sciocchezza, ma oggi è molto importante. Quindi adesso noi abbiamo avuto i distretti sociali gestiti con la cooperativa, con il Colopro, Interinale ed altro. Il SIA ha messo tutto fermo, ha detto per lavorare sul SIA e avere dei fondi per assumere personale, voi dovete garantire a livello di distretti un'assistenza sociale di ruolo ogni 10.000 abitanti. Questo significa che in tutta Italia, non soltanto nella regione Lazio, si dovrà dare seguito a questa indicazione obbligatoria da parte del Ministero. Non è per aprirvi al mercato del pubblico. Un'altra cosa che mi piace dirvi perché vi sarà utile, con Simona che ci conosciamo da sempre, avete parlato del lato buono dell'assistente sociale. Io adesso voglio riportarvi un po' nel ruolo dell'assistente sociale che deve rispondere a determinati regolamenti, a determinate leggi, a determinati atti certi. Allora, oggi se si vuole lavorare nel pubblico o se si vuole lavorare con il pubblico bisogna seguire delle regole molto più ferme. Va rispettato il decreto 50, che è il decreto legislativo per le gare e gli appalti pubblici, che apre un altro mondo. Quindi io mi auguro che questa università, se non proprio la facoltà di servizio sociale, ma insomma potrebbe essere una strada, ma anche economia o giurisprudenza,
qualche incontro su un decreto 50 e sul suo funzionamento potrebbe farlo. Questo perché? Perché il decreto 50 non dobbiamo averlo soltanto dal punto di vista delle gare, sotto 40.000, sopra 40.000, non voglio stare qua ad ammorbarmi su queste frasi, ma perché è un'opportunità lavorativa. Perché questo? Perché la riforma del decreto sugli appalti prevede l'apertura di due non albi ma registri delle persone che faranno i presidenti di commissione e i commissari di commissione, che saranno retribuiti, perché la legge stessa dice il 2% del bando deve essere utilizzato per pagare i commissari d'esame e per fare formazione. E poiché per far parte dei commissari d'esame bisogna essere iscritti a un albo e i nostri studenti hanno questa opportunità di essere iscritti a un albo, è un'opportunità lavorativa che forse, credo la Simone, forse non era stata presa in considerazione, ma è molto importante, ragazzi, perché se voi pensate che una gara dell'assistenza domiciliare ha un valore che parte dai 700-800 mila euro l'anno fino ad arrivare a valori di 3-4-5 milioni di euro, 5 milioni di euro, fare il 2%, stiamo parlando di dei soldini. E allora perché non mettersi in gioco anche su questo? È bella l'avventura che ci raccontava Simona, ma non tutti hanno quella capacità e quella volontà di seguire quel percorso. Un altro percorso che forse è più rigido, forse è più asettico, ma è anch'esso un percorso che l'assistente sociale può intraprendere, quello proprio di diventare un commissario di concorso, perché il commissario verrà scelto per estrazione, per sorteggio, e verrà inviato in tutta Italia. Cioè, anche questo ci permette di muoverci. Cioè, io faccio l'assistente sociale, mi iscrivo all'app, al registro, vengo estratto per andare in una commissione di concorso, in una commissione di gara in cui si affida il centro diurno di Tarcento in Friuli, mi viene pagato il vitto, l'alloggio, il trasferimento, vengo pagato con un buon gettone di presenza, mi muovo, l'ho quantificato perché è obbligatorio, il 2% del valore complessivo della gara deve essere utilizzato parte per la commissione e parte per la formazione. Quindi se parliamo di una gara da 1.000.000 euro stiamo parlando di 20.000 euro, cioè 20.000 euro significa i commissari sono 3, 500-600 euro li prendono, qualcosa in più e non in meno, se vogliamo quantizzare su questo. Però è importante, cioè sono altri sbocchi occupazionali che nel nostro mondo vanno considerati. Poi io posso ritornare sul nostro lavoro editoriale, si sta cercando a livello di forti pressioni politiche da parte degli assistenti sociali che lavorano sul pubblico piano affinché lo Stato faccia delle leggi che permettano di assumere personale. Allora è vero che gli spazi sono sempre pochi, ma se mettiamo insieme un ufficio di piano è un progetto che faccia funzionare l'ufficio di piano, prevede perlomeno un certo numero di assistenti sociali all'interno del servizio sociale professionale, un certo numero di assistenti sociali all'interno dell'ufficio di piano, che ad oggi non sono 11. Passando una legge si sta cercando di ottenere, diventeranno pubblici e quel pubblico non sarà riservato, ci sarà una parte di riserva a minima, il resto è un concorso, quindi chi si vuole preparare per entrare nel pubblico lo può fare in questa ottica. Per ritornare sull'ottica invece di Simona, diventare un esperto del decreto legislativo 50 sulle gare di appalti è diventare il professionista a cui Simona dovrà, però per forza di cose, rivolgersi affinché possa partecipare a una gara pubblica. E poiché il pubblico ancora un minimo di fondi del sociale ce li ha, i fondi, insomma, per le gare ci sono, i fondi per i servizi ci sono,
è naturale che lo specchio che prendeva in considerazione prima Simona è uno specchio più ampio, quello europeo. Allora, partecipare ai bandi europei sicuramente è uno degli obiettivi che deve porsi un professionista che vuole investire su se stesso. Questo è un quadro, diciamo, piccolo, non spaccato, di una parte che non era stata raccontata prima, però io ritengo che per voi possa essere un'ulteriore spinta affinché ognuno di voi, nella propria autonomia, scelga se investire nella cooperazione, se investire nel privato, se investire nel pubblico, se investire nel professionista. Perché il professionista estremamente sociale io ne vedo pochi. Gli dobbiamo dare un po' più di opportunità, da parte sempre vanno richieste un po' le leggi. Comunque, il futuro non lo vedo così buio, lo vedo un po' abbastanza roseo. E vi incoraggio ad andare avanti, perché una cosa che, e finisco, una cosa che mi ricordo tempo addietro, leggendo un bando di un concorso per accedere alla carriera, quelli che vanno alle ambasciate, alla carriera diplomatica, una delle lauree che venivano richieste era la laurea in servizio sociale. Quindi perché non pensare anche oltre quello che già voi fate, e insomma anche la nostra nazione dovrebbe ringraziarvi, perché l'assistenza sociale oggi è diventata all'interno del sistema nazione una figura veramente importante. Quindi, è vero, madre capitale, è tutto vero, ma se noi continuiamo a piangerci addosso non andremo da nessuna parte. Andiamo avanti, succede da tutte le parti. Noi dobbiamo pensare che il sociale è alla base della cultura del senso civico della nostra nazione, quindi con questo auguro a tutti di trovare la propria strada, il nuovo web, quello che chiamano welfare generativo. Avete visto, ci ha dato ancora un altro spacco di quella che proprio l'altro giorno a lezione abbiamo chiamato ipotesi legata a un'immagine sociale che sia di ingegneria sociale, no? Quindi un'immagine sociale che impari a organizzare, a fare management, a progettare, a programmare, non solo ad avere un'idea, come dire, obsoleta dell'assetto sociale come ce la propongono magari film o un certo cliché. E ora passerei a Ida Peglio, un altro esempio. Vai a modo di quello che vuoi. Perché se no faccio da pure professionale. Sì, abbiamo presentato un esempio. Non fa mai male, Non fa mai male. Almeno uno che faccia il professionale qui lo voglio fare. No, vabbè, comunque c'è un workshop dopo dove andiamo a vedere proprio i tecnicismi di quello. Quindi rimanete qui. Quindi magari se vuoi. Ah, dopo chi non vuole rimanere qui, scusatemi, approfitto, c'è una sorta di Omi Festival qui giù. Con i colori, il rettore che ci riempie di colori e cose del genere. Quindi chi vuole andare a partecipare, ma soprattutto ai gruppi dei meno vecchietti come me. Io ho la giacca fuori e quindi non parlo. Grazie Ida. Grazie a voi. Allora, voglio salutare anche il dottor Lucio Peglio, che è un nostro collaboratore di cattedra, sinistra di ricerca, la divisa, anzi Lucio, se vuoi dire qualcosa anche tu sei il benvenuto. Grazie per essere. Allora, buonasera a tutti, io mi trovo qui casualmente, quindi mi trovo un attimino pure in imbarazzo perché non l'avevo programmata una presentazione così, però vi voglio raccontare un pochino quella che è velocemente la mia storia. Io sono una laureata dell'Università di Cassino, Scienze della Comunicazione, ho continuato gli studi e ho fatto il master in management dell'impresa sociale. Sono stata quindi alunna di tutti i professori presenti qui in sala e anche di quelli che verranno nel workshop successivo, e diciamo che partendo dal terzo settore ero un pochino sdoganato e ho continuato gli studi verso quello che invece è il social business e quindi quelle che sono le realtà delle cosiddette start-up a vocazione sociale. Partendo da, diciamo, questo percorso di studi che ho fatto proprio in questa università, ho incontrato delle realtà, io come ambito lavorativo ho esperienze nel campo del credito,
quindi esperienze lavorative nel profit, realtà bancarie forse tra quelle più considerate spregiudicate, non voglio fare nomi per non fare pubblicità, però diciamo, trovandomi nella situazione, nel periodo in cui di fronte a richieste di prestiti e di credito c'era questa risposta no, non si può, quindi partendo per tutte le categorie, dal dipendente pubblico all'associazione, quindi di fronte a tutti questi divieti, conoscendo delle realtà anche orientate al sociale, ad esempio come la Grameen Bank o realtà che si occupano di raccolta fondi dalla formula tramite piattaforme web, Kiva a livello internazionale, ho pensato che non essendoci niente in Italia si poteva realizzare un qualcosa di questo genere. E dal famoso primo master che ho fatto qui all'Università di Cassino mi sono inventata questa realtà associativa, perché è un'associazione, che va sotto il nome di Social Lending. È una, da associazione, sta strutturandosi come startup a vocazione sociale, è una piattaforma di crowdfunding, quindi raccolta fondi dalla folla tramite piattaforme web, che si occupa di prestito sociale, cioè individui che prestano ad altri individui, e nel nostro caso senza intermediazione finanziaria. Ho preso esempio da tutti quei casi di finanza inclusiva che ci sono a livello internazionale e ho cercato di replicarla. Questo è uno studio, esattamente oggi sono 4 anni che io ho conseguito quel master in management dell'impresa sociale e da quel momento ho iniziato a lavorare a questo progetto. Sono sempre rimasta in contatto con l'Università di Cassino perché fortunatamente hanno creduto in questa che inizialmente era quella che dicevo io, era una follia, sembrava una follia, invece attualmente siamo stati riconosciuti come piattaforma operante in Italia. Quindi tra quelle profit come Smartica, Prestiamoci, c'è anche Social Lending inserita in tutti i campi. Stiamo continuando questa collaborazione con l'Università di Cassino, siamo un progetto occupato all'interno dell'Imprendi Lab, quindi come startup a vocazione sociale, e stiamo lavorando molto sul territorio, tutto su un discorso orientato, ripeto, proprio per il sociale. Questo perché? Perché il pubblico, il privato, il profit soprattutto, quindi parlo delle realtà bancarie, purtroppo non ha i margini, diciamo così, per sostenere quelle che sono le categorie che vanno sotto il nome bruttissimo di non bancabili. In modo particolare ci sono i giovani e ci sono le associazioni. L'idea è creare un meccanismo di prestito sociale dove il prestito sociale è antico quanto il mondo, a me piace ricordare il fatto che un genitore che presta dei soldi magari a un figlio, o un amico che le presta a un altro amico per anticipare. Cioè queste realtà, soprattutto nel nostro territorio sociale, esistevano. E quindi perché un meccanismo regolato anche a livello, da un punto di vista giuridico, nel codice civile, certo mantenendoci nella legalità per carità di tutto, però... Sì. Diciamo che questa cosa è bella sottolineare per il fatto che comunque è un modello che io ho portato avanti da 4 anni in questa parte. Novembre 2016 Banca d'Italia ha tirato fuori delle disposizioni sul social lending che sono perfettamente in linea con quello. Cioè non è questo per vantarmi, però è per renderci conto che comunque c'è anche dall'alto che si stanno rendendo conto che dare un carattere sociale più aperto verso le necessità degli individui è possibile. Noi attualmente stiamo partendo qui dall'Università di Cassino per sviluppare social lending come startup, come piattaforma di crowdfunding aperta verso l'innovazione, perché comunque una delle nostre caratteristiche è quella di essere fintech, quindi finanza inclusiva con tutto l'ambito tecnologico. Rientriamo un po' in quella che è la categoria del social business, quindi siamo un pochino a cavallo tra il terzo settore, il no profit e il profit. Quello che è molto interessante è il fatto che comunque anche l'attività e l'associazionismo del territorio si sta aprendo a queste nuove metodologie e sta portando avanti ecco, questo che è il discorso. Lo dico adesso in maniera magari veloce, poi magari lo ribadirò per chi
si fermerà dopo. Io oggi approfitto e ringrazio perché la Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana e il Vicepresidente del Settore Giovani ci hanno raggiunto, perché grazie anche alla collaborazione con la Diocesi stiamo mettendo su qualche cosa tramite crowdfunding e quindi social lending che possa far bene ai nostri giovani, cioè aiutandoli ad avere delle risorse di partenza per creare il lavoro, perché il lavoro non ce lo dà più nessuno, e quindi dargli le competenze e dargli il sostegno di persone che ci credono è una buona realtà che sta andando avanti. Ultima cosa, lo anticipo anche alla Presidente, abbiamo avuto adesso, grazie a quel lavoro, al lavoro che stiamo facendo insieme, il contatto anche dall'Università Lateranense per portare insieme questo progetto alle settimane sociali di Cagliari, quindi è un qualcosa che di sociale ha tanto, può far bene, anche andando a indagare quello che è un po' la spregiudicatezza del mondo profit. Grazie a tutti. Per cose molto più easy, tipo il mio amico che si è fatto finanziare un progetto per andare a fare il giro del mondo con la sua moto, che ha raccolto 8.000 euro per fare questo viaggetto, e oppure, quindi se è possibile un'idea che avete finanziato, e poi che ci guadagnate, grazie. Allora, diciamo che questi erano poi i tecnicismi del workshop dopo, però ne parliamo volentieri. Allora, fondamentalmente il crowdfunding è aperto a tutto. Ci sono quattro categorie di crowdfunding, che è quello dal marketing, quindi testare un prodotto, fino a quello dell'equity, che è un discorso di impresa, quindi cedere quote. Quella della mia scelta è stata proprio quello di orientarlo sul discorso sociale, proprio per questi esempi che ci sono all'estero, cioè chi va che cosa fa, raccoglie fondi a livello sociale per dare una mano agli imprenditori del terzo mondo che con 25 dollari riescono ad aprire un'attività loro di impresa. Il meccanismo è: non diamogli loro il pesce, ma insegniamogli a pescare. Quindi questo vogliamo fare con social lending. Volutamente stiamo mantenendo il carattere no profit proprio perché, ripeto, cioè, io comunque grazie a Dio un lavoro ce l'ho, quindi cioè, non mi interessa guadagnare con social lending, mi interessa che social lending sia un qualcosa che può far bene per i giovani, perché comunque io da giovane, quando ero giovane, mi sono trovata in difficoltà, ho trovato le porte chiuse di fronte al credito, ho trovato difficoltà, magari non avevo i mezzi per studiare, quindi se non avevo mamma e papà che mi sostenevano negli studi non avrei potuto, e dare a tutti la possibilità di avere le giuste competenze, quindi la giusta formazione per realizzare qualcosa e magari anche le risorse tramite un meccanismo del crowdfunding, che è nuovo, funziona moltissimo nel sociale, perché no? Poi noi stessi, la piattaforma di social lending è stata realizzata con il crowdfunding. Io non avevo i soldi per realizzarlo, io ho fatto una campagna di crowdfunding e ho realizzato la piattaforma, quindi vi posso dire che funziona. Come ci sosteniamo? Come tutte le realtà associative, quindi tanta felicità, tanto lavoro di squadra, tanta speranza e... Facciamo donazione. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille.